sempre in questa sala veniva presentato e riproposto il patibolo, composizione strumentale e vocale del maestro Giovanni Cuccarini. Il maestro Giovanni Cuccarini è stato il fondatore della nostra banda, nacque a Bastia il 15 novembre 1875. Studiò musica in tenera età col maestro Rossi e in poco tempo divenne un ottimo suonatore di clarinetto, destando l'ammirazione di tutti per tecnica, agilità e precisione. Fu musicante effettivo nel 21esimo Fanteria e studiò con lo stesso maestro Macchiotti, che, riconoscendo in lui grandi disposizioni per la musica, lo predilesse, nominandolo anche copista, sicché Cuccarini ebbe agio di poter acquistare molta pratica di strumentazione. Frequentò con amore la scuola Mollacchi di Perugia, studiando armonia e pianoforte col maestro Minguzzi, e in breve tempo compose diverse marce che furono eseguite dalla banda regimentale e premiate con medaglia d'oro, ottenendo il plauso del maestro Sgambati. Il 4 gennaio 1904 sposò a Cremonia Silvia Zangrandi, nata a Cremona il 9/2/1877. Da questo matrimonio nacquero i figli Eladio, Mario, Vittorio e Elsa. Il 30 novembre 1908 si trasferì con la moglie in Calabria, a San Nicola da Crista, dove fu maestro della banda per circa 6 anni. Nel 1914 passò a dirigere la banda di Petrizzi e nel 1919 gli fu affidata la banda di Soverato. Nell'ottobre del 1923 fu chiamato a Montauro per fondare la banda e il 27 luglio 1924, festa del patrono San Pantaleone, tenne il primo concerto operistico e sinfonico. La banda di Montauro, sotto la direzione severa del valente maestro Cuccarini, ebbe un periodo di successo e di gloria, poiché era richiesta non solo dai paesi della Calabria, ma anche della Sicilia, dove riscuoteva consensi e simpatia. Quest'anno, quindi, si celebrano i 100 anni della nostra banda, e sarà una festa per tutta la nostra comunità e non solo, con tantissime manifestazioni che verranno svolte in collaborazione con tutte le associazioni. Ascoltiamo ora Festa di Campagna. Buon ascolto. Thank you.
Per banda del Conservatorio di Cosenza, presieduta dal maestro Angelo De Paola. Si tratta infatti di musica che niente ha da invidiare al repertorio della molto più blasonata orchestra sinfonica e che valorizza al meglio tutti gli strumenti a fiato. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Aida, un'opera in quattro atti di Giuseppe Verdi. Dirige il maestro Vito Clericò. Ascoltiamo ora la Fedelissima, la marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri. Fu scritta nel 1929 dal maestro Luigi Cirenei, che fu il primo direttore della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. La Fedelissima viene generalmente eseguita in occasione della festa dell'Arma dei Carabinieri, del concerto in onore del santo patrono, la Virgo Fidelis, che si celebra il 21 novembre, della parata militare del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica e dei giuramenti. Buon ascolto, dirige il maestro Vito Clericò. Thank you.
di Robert Sheldon, Appalachian Morning, dirige il maestro Vito Clericò. Buon ascolto. Yeah.
non in senso malvagio e spaventoso, bensì come fonte di divertimento e fantasia. L'immagine di fondo cui Michele fa riferimento è proprio quella del figlio, travestito in occasione di Halloween e con in mano la tipica zucca lanterna. Il brano scorre veloce e proprio quando tutto si travolge verso un finale esplosivo, i legni irrompono con un inciso cromatico che suona come un ritornello. Il tutto si dissolve quindi in una nuvola di suono. Buon ascolto.